Seconda parte di Una Mela al Giorno, questa sera un percorso particolare, faremo un viaggio tra il perturbante, il macabro e al tempo stesso fra quell'insolito che abbiamo raccontato in altre occasioni qui su Cusano Italia TV ma anche su Radio Cusano Campus. Invito a recuperare le interviste che abbiamo realizzato al nostro ospite che è in collegamento tramite Skype, Ivan Cenzi, esploratore del perturbante e creatore nonché curatore di Bizarro Bazar, tanto la web series quanto il sito internet di riferimento. Eccolo qui. Ciao Ivan, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. È un piacere ritrovarti qui su Cusano Italia TV. Ci eravamo lasciati un anno fa con la prima stagione appunto della tua web series che è andata molto molto bene, tanto che ne è nato una seconda stagione sulla falsa riga della prima, sempre nell'esplorazione di quel perturbante, di quel macabro, di quel diciamo così percorso che abbiamo raccontato anche l'ultima volta e che ti ha portato a realizzare delle nuove puntate, questa volta in un vero e proprio museo, vero Ivan? Sì, questa volta la prima stagione era stata girata in una location comunque d'eccezione perché era una collezione privata, sì. E cioè Teatro Mundi, che è una camera delle meraviglie moderna, e invece per questa seconda stagione siamo riusciti addirittura a girare, ad ottenere diciamo come location i musei civici di Reggio Emilia, con la compartecipazione quindi dei musei e del comune. I musei civici di Reggio Emilia sono tra le collezioni diciamo più di pregio in tutta Italia, perché è una collezione, tra l'altro ci ha dato modo di sfruttare appieno le varie collezioni, perché sono appunto cinque collezioni differenti racchiuse in uno stesso museo. Quindi per noi era importante anche avere all'interno dello stesso museo, dello stesso palazzo, delle location molto differenti dal punto di vista visivo. Questa sera avremo modo di vedere appunto questa location così particolare e al tempo stesso di vedere un'intera puntata della tua web series dedicata alle modificazioni corporali, come abbiamo scritto nel sottotitolo di questo blocco di puntata di Una Mela al Giorno, perché in effetti diciamo così ci accompagni in un viaggio davvero insolito che unisce da Victor Hugo a Nefertiti fino a giungere, o anzi meglio dire fino a partendo da quella Cina che vede nel Loto Dorato, e poi avremo modo di capire di cosa sto parlando, un po' un dato fondamentale delle modificazioni corporali dei piedi, Ivan. Sì, è una puntata diciamo che si occupa di un aspetto che è comune in realtà a praticamente tutte le società, quindi diciamo la modificazione corporale come un marchio antropologico che accomuna un po' tutte le popolazioni del mondo, anche la nostra. E l'appello appunto che mi sentivo di dare appunto con questa puntata era quello di cercare di mettere in prospettiva anche la nostra società in questo senso. Senti, ce l'andiamo a guardare insieme, ci vediamo questa puntata che poi è l'ottava di la seconda stagione, sono 10 puntate, lo diciamo ai nostri telespettatori che possono recuperarla poi su YouTube ovviamente. Esattamente, sì. Ecco, questa domenica uscirà l'ultima puntata, la decima, e tutte e due, come la prima stagione, sì, sono 10 episodi da una dozzina di minuti ciascuno e divisi in tre parti, come vedremo. Una prima parte con un argomento centrale, una seconda parte in cui un curatore del museo ci racconta un oggetto straordinario e meraviglioso delle loro collezioni e un'ultima piccola curiosità, diciamo, un'altra piccola pillola di curiosità. Allora, facciamo così, ce l'andiamo a guardare insieme, Ivan, poi ritorniamo in diretta e aggiungiamo magari qualche contenuto speciale per l'appunto. Vediamole insieme. Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti,
Un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Cenzi e questo è Bizzarro Bazar. Vedete in queste teche sono delle mutazioni teratologiche, vale a dire delle malformazioni spontanee che avvengono a causa di uno sviluppo anomalo del feto o di altre patologie. E si potrebbe pensare che un corpo deforme non sia desiderabile, ma in realtà l'uomo ha da sempre avvertito la necessità di cambiare la propria immagine, la propria morfologia, il proprio fisico, in alcuni casi arrivando addirittura a deformarlo volontariamente. Con il nome di loto d'oro si designava la pratica cinese di deformazione artificiale dei piedi femminili, durata all'incirca 1000 anni e progressivamente abbandonata durante la prima metà del Novecento. Il riferimento poetico al loto, il fiore che ondeggia sull'acqua, era dovuto all'andatura oscillante che i piedi deformati conferivano alla donna. La tecnica consisteva innanzitutto nel piegare le quattro dita più piccole verso la pianta del piede, lasciando intatto soltanto l'alluce. In seguito un'ulteriore fasciatura era applicata con l'intento di avvicinare il tallone all'alluce, inarcando il collo del piede. Molto spesso la carne in eccedenza tra alluce e tallone veniva asportata con un coltello mano a mano che il piede si distorceva. Come si può intuire, camminare in queste condizioni provocava incessanti e atroci sofferenze. Le ossa del piede si frastagliavano lentamente e spesso si risaldavano in maniera irregolare. I metatarsi si potevano rompere o venivano spezzati appositamente, così come le articolazioni. E questi piedi necessitavano di cure continue. Le unghie andavano tenute cortissime, i calli tagliati, le pieghe della pelle cosparse di allume per disinfettarle. Eppure, nonostante tutte queste cure, le fuoriuscite di sangue e le infezioni erano all'ordine del giorno. Affinché il processo fosse completato, potevano passare dai 3 ai 10 anni. Alla fine, il tallone rimaneva l'unico punto d'appoggio. Le scarpine dovevano quindi essere molto rigide e al contempo costringere il piede in modo che la deformazione non regredisse. Andavano indossate anche di notte. La fasciatura dei piedi era messa in atto fin dalla più tenera età, dai 2 agli 8 anni, con l'intento di mantenere la lunghezza del piede intorno agli 8 centimetri. Purtroppo però nelle classi meno abbienti le bambine venivano mandate a lavorare molto presto e per lavorare ovviamente dovevano camminare bene e quindi il loto d'oro veniva posticipato a quando dovevano sposarsi, verso i 15 anni. Il che rendeva il processo ancora più doloroso e traumatico perché le ossa del piede erano già formate e meno elastiche. I piccoli piedi femminili, oltre che essere ritenuti esteticamente ed eroticamente attraenti, erano una sorta di carta d'identità che attestava la virtù, la sopportazione del dolore, la docilità e le abilità muliebri della donna. Un decreto imperiale abolì la pratica della fasciatura del piede nel 1902. Ma la resistenza che il popolo cinese oppose al cambiamento fece sì che ancora 50 anni dopo la pratica non fosse del tutto abbandonata. Pare anzi che le donne stesse fossero le più restie a sbarazzarsi di questa antica tradizione, per via dei vantaggi sociali che apportava. Le deformazioni corporali sono anche entrate nell'immaginario letterario e folcloristico. È celebre la leggenda dei cosiddetti compracicos, i compratori di bambini immortalati da Victor Hugo nel suo romanzo L'uomo che ride, che si diceva sfigurassero i bambini per ottenerne un tornaconto nelle fiere itineranti o nelle esibizioni di stranezze, o più semplicemente per suscitare pietà e ottenere elemosine. Un altro esempio letterario sul tema è la novella di Maupassant La madre dei mostri, nella quale una diabolica donna porta busti strettissimi durante la gravidanza per ottenere figli deformi da vendere al circo.
ma al di là delle leggende, le modifiche corporali assolvono a funzioni diverse, di tipo prevalentemente sociale. Per esempio, per garantire una posizione influente ai propri figli, ciò che in Cina si faceva con i piedi delle donne, altrove si faceva con la testa dei bambini. Teste allungate, schiacciate, coniche o sferiche. Il comune denominatore di questo tipo di pratiche è la restrizione della normale crescita delle ossa del cranio di un bambino durante le primissime fasi della formazione, quando le ossa sono ancora soffici. Ad esempio, per ottenere un figlio dalla testa allungata occorreva farlo crescere con due pezzi di legno saldamente legati ai lati del capo, in modo che il cranio si sviluppasse verso l'alto. Per avere invece una testa completamente rotonda, occorreva stringerla in forti giri di stoffa. I primi a utilizzare questo tipo di deformazione cranica permanente pare siano stati gli egizi. E in effetti Nefertiti e Tutankhamon avevano la testa oblunga, ma alcuni studi suggeriscono che addirittura gli uomini di Neanderthal vissuti 47.000 anni fa ne facessero uso. Tradizioni simili si ritrovano anche in Congo, Borneo, Tahiti, Samoa, Hawaii, tra gli aborigeni australiani così come tra gli Inca e i Maya, gli Unni, gli Ostrogoti, le tribù melanesiane. Ai quattro angoli del globo le tecniche differivano, ma l'obiettivo era lo stesso: assicurare al bambino un futuro migliore. Le persone con una testa allungata, infatti, venivano ritenute più intelligenti e più vicine agli spiriti. Erano anche immediatamente riconoscibili come appartenenti a un determinato gruppo o tribù. Non è escluso che queste pratiche avessero altri tipi di valenze, magiche o mediche. Le deformazioni craniche furono praticate nell'Europa occidentale, in particolare nella regione del Giura, nella valle del Rodano e in quella del Danubio, in diverse epoche anche molto distanti tra loro. E in tutta la Francia la fasciatura della testa durò addirittura fino al 1800. Secondo alcuni studiosi, le cuffiette che si facevano indossare ai bambini servivano a proteggerli dalle intemperie, quindi la deformazione causata da questi indumenti sarebbe stata accidentale. Secondo altri, essa aveva invece una motivazione prettamente estetica. Scarificazioni e mutilazioni svolgono un ruolo fondamentale nei cosiddetti rituali di passaggio, cioè tutti quei momenti altamente simbolici in cui un individuo cambia di stato all'interno della propria comunità di riferimento. Nascita, entrata nell'età adulta, matrimonio, morte, lutto. Ad esempio, le donne delle popolazioni Dani della Nuova Guinea, quando restano vedove, si amputano alcune falangi delle dita, a simboleggiare quanto la perdita del defunto sia una mancanza fisica, tanto da inficiare alcune delle attività quotidiane. Piedi rimpiccioliti, teste allungate. Possiamo guardare con orrore a tutte queste pratiche, ma se pensiamo che siano barbare o primitive, sbagliamo di grosso. Anche nella nostra società si continua a modificare il proprio corpo per integrarsi all'interno di un gruppo sociale oppure per adeguarsi a un ideale estetico condiviso. Pensate a tutti i modi in cui possiamo cambiare il nostro corpo, dal colore dei capelli ai fori nelle orecchie, dai piercing ai tatuaggi, dai ritocchini dall'estetista fino alla chirurgia plastica vera e propria. Tutti i modi di modificare il nostro aspetto perché rifletta di più la nostra identità o la nostra appartenenza a un determinato gruppo sociale, a una determinata tribù. Riccardo, questa è una delle tassidermie di sicuro più impressionanti del museo. Qual è la sua storia? È sicuramente, come hai detto tu, uno dei reperti che i reggiani si ricordano quando vengono in museo. È una preparazione che appartiene alla collezione africana del barone Raimondo Franchetti, di cui abbiamo un centinaio di esemplari. Il barone Franchetti è stato un esploratore d'inizio Novecento, avventuriero, colonialista
dal punto di vista però soprattutto scientifico, nel senso che cercava di andare ad esplorare nuovi territori e ha fatto una grande spedizione in Dancaglia, per primo in Europa, e abbiamo una serie di raccolte zoologiche che lui aveva appunto portato in Italia e che abbiamo ereditato sia durante la sua vita e soprattutto dopo la sua morte, avvenuta per un tragico evento nel 1935, quando il suo aereo precipitò intorno al Cairo in Egitto. Questa è sicuramente la preparazione più bella, perché è una preparazione plastica in cui i due animali stanno lottando per la sopravvivenza. So che c'è anche una foto di questa scena, giusto? Esatto. Insieme a questo reperto abbiamo avuto in dono dalla famiglia la fotografia, in teoria, dei due esemplari che qui vediamo, mentre ancora in vita lottavano per la sopravvivenza nella savana africana. L'attento esame però di questa foto ci fa capire che gli animali non sono gli stessi. Nonostante la posa sia quasi coincidente, i due animali non sono gli stessi, in quanto le strisce della zebra, che hanno il ruolo un po' delle impronte digitali delle nostre dita, ci lasciano capire che sono due animali diversi. Quindi molto probabilmente è una scena che o il barone Franchetti ha visto e ha voluto ricreare successivamente, o più probabilmente il barone Franchetti ha visto una coppia di animali imbalsamati in questa posizione e forse sono gli stessi oggetto della fotografia, e poi ha voluto farli preparare successivamente al suo rientro in Italia. Infatti la firma del preparatore ci dice che è una preparazione fatta a Milano dal dottor Giuseppe Bruschi. Nato nel 1786, James Holman era cresciuto con un unico grande sogno: viaggiare e scoprire il mondo. Suo padre lo arruolò nella Marina Reale Britannica quando aveva solo 13 anni, ma James venne colpito da una misteriosa malattia che lo portò alla cecità completa all'età di 25 anni. Congedato con onore dall'esercito, James andò a Edimburgo a studiare medicina per conto suo, sperando di poter scoprire una cura per la sua condizione. Quando gli fu chiaro che la cecità era davvero irreversibile, il giovane James non si piegò all'idea che la sua vita fosse finita lì. L'unica cosa che lo spingesse avanti, l'unica che tenesse a bada la depressione, era per lui trovarsi in un luogo completamente sconosciuto. Grazie agli altri sensi che aveva imparato ad acuire e usando una sua personale tecnica di ecolocazione per determinare il perimetro di un'area tramite il battito del bastone, James cominciò a viaggiare. Prima in Europa, poi in Russia, poi in qualunque continente ancora poco esplorato. Viaggiava sempre da solo e praticamente senza soldi. Non conosceva lingue straniere, ma aveva dalla sua una memoria prodigiosa e un enorme fascino personale. E le avventure non mancarono. Venne catturato in Siberia dalle autorità che lo credettero una spia. Cercò di lanciare una ribellione contro la tratta di schiavi in Africa. Cacciò elefanti selvatici a Ceylon. In Cina fu uno dei pochi occidentali a lanciare moniti sulla crescente conflittualità sociale che sarebbe poi sfociata nella ribellione di Taiping. Cartografò buona parte dell'Australia allora inesplorata e i suoi resoconti sulle popolazioni indigene di Zanzibar, Seychelles e Madagascar sono ancora oggi apprezzati dagli antropologi. In un'epoca in cui ai non vedenti si dava in mano una ciotola per mendicare, la figura solitaria di Holman, che batteva il suo bastone da passeggio esplorando i continenti più selvaggi e pericolosi, doveva avere un'aura quasi soprannaturale. Il viaggiatore cieco continuò il suo pellegrinaggio fino alla morte, avvenuta a 70 anni. Sempre senza un soldo né particolari conoscenze linguistiche, ma armato di un'incrollabile fiducia nella benevolenza del prossimo, James Holman visitò i quattro angoli del globo e rimase fino a buona parte del Novecento l'uomo che aveva viaggiato di più in tutta la storia. Ancora oggi in Africa scorre il fiume Holman, così chiamato in suo onore. Se questa puntata vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere nessun episodio. Arrivederci al prossimo strano, macabro e meraviglioso appuntamento. Eccoci di nuovo in studio. Ivan, un viaggio straordinario quello di questa puntata dedicata alle modificazioni corporali e non solo. Sì, assolutamente. Quello che mi intriga sempre quando vedo queste cose, e soprattutto nelle modificazioni corporali, questo aspetto risulta evidente,
è il fatto che buona parte di quello che siamo in realtà è probabilmente ascrivibile, diciamo, in qualche modo alla pressione sociale, possiamo chiamarla così, cioè alla voglia di far parte di un determinato gruppo sociale. D'altronde l'etimo di persona è quel per suonare, cioè suonare attraverso, risuonare, che rimanda alle maschere del teatro greco. Quindi in un certo senso pirandellianamente potremmo dire che qualsiasi persona non è che è un personaggio, e questo personaggio è scritto un po' dalla genetica, chiaramente, un po' dalle esperienze di vita, ma in buona parte è scritto anche molto dal contesto sociale, dalla cultura in cui ci troviamo, e quindi per far parte di questa cultura, del gruppo sociale che ci interessa, arriviamo addirittura appunto a modificare il nostro aspetto in maniera irreversibile e sostanziale. Quando hai parlato delle fasciature, appunto, Ivan, dei piedi delle donne cinesi, con quella pratica che abbiamo visto, ho pensato all'inizio in realtà a un altro tipo di fasciatura dei piedi, ho pensato a quelle delle geishe giapponesi, ma quindi in realtà non nascono lì. Cioè, quel tipo di modificazione appartiene alla Cina dei primi del Novecento? Appartiene alla Cina, sì, anche prima del Novecento. Nei primi del Novecento è stata bandita per legge, diciamo, però è una cosa che va indietro ancora un paio di secoli, essenzialmente. Ed è assolutamente una pratica cinese. Però, per dire, da noi fino allo stesso periodo, anzi anche dopo, per quanto riguarda le donne si utilizzavano i corsetti, per esempio, sì, che modificavano l'anatomia interna degli organi, soprattutto del torace, in maniera abbastanza drammatica. Quindi, diciamo, questo tipo di modificazione, o così come cito nella puntata anche le modificazioni della testa, le teste allungate in area europea e quindi in Francia, sono esistite anche quelle fino a fine 800. Quindi sono cose che esistevano ancora, non dico all'epoca dei nostri bisnonni, ma dei loro nonni certamente sì, insomma. Pensavo anche ai dischi labiali di alcune popolazioni africane, no Ivan, quando facevi riferimento soprattutto al fatto che ci raccontano, un po' come nel caso dei piedi o delle teste allungate, l'appartenenza ad un certo, diciamo così, lignaggio, no? E quindi l'appartenenza ad un strato più alto a livello sociale. Nei dischi labiali africani, nelle popolazioni africane, etiopi o del Chad, avviene qualcosa del genere. Più è grande il disco, più è importante la persona che lo porta o ha modificato il suo labbro inferiore, Ivan. Esattamente, sì. E non soltanto, bisogna pensare anche che la cultura, una determinata cultura, non è mai monolitica, ma al suo interno ci sono diversi gruppi sociali, ci sono diverse anche funzioni sociali. E molto spesso il cambiamento dell'aspetto tramite, per esempio, tatuaggi, scarificazioni, o piercing nel caso della nostra società occidentale, decretava in un certo senso l'appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro. Poi se cambiamo le lenti, come ricordavi nel video, e mettiamo appunto quelle degli occidentali e guardiamo, no, ai piercing, ai nostri tatuaggi, alla chirurgia plastica quella di un certo tipo, non quella ricostruttiva, ma quella pensata per aumentare seni, alzare appunto glutei e aggiungere tartarughe all'addome maschile, non siamo poi così distanti, forse così lontani, anche lì c'è un senso d'appartenenza, però un pochino diverso, però insomma l'idea, sì, grosso modo è quella. Dagli anni 80 in poi ci hanno venduto questa questo mito della body customization, cioè del riuscire a trasformare il proprio corpo a seconda di quella che si avverte come la propria identità, quindi il corpo come terreno di battaglia identitaria in un certo senso.
Però anche questo ormai fa parte assolutamente da una parte del mercato e dall'altra delle aspettative sociali, quindi in certi gruppi sociali il piercing o il tatuaggio è d'obbligo, in altri circoli, possiamo dire, sociali, la chirurgia plastica è essenzialmente necessaria, quindi per sopravvivere in società, per non sfigurare, quindi... Questo si verifica assolutamente anche da noi, anche oggi. Questo per me è interessante proprio perché è facile e abbastanza naturale come prima reazione provare shock e disgusto, certo, e magari bollare le altre culture come retrograde o primitive perché facevano queste cose, ma le abbiamo fatte anche noi e continuiamo a farle. Già. Senti Ivan, prima di salutarci, quanto è stato difficile girare questa seconda stagione in tempi di pandemia? Guarda, in realtà siamo riusciti a girare il tutto in più o meno una settimana di riprese a porte chiuse all'interno del museo, quindi non abbiamo avuto grossi problemi. Certo, tutto in realtà, sicurezza, insomma, in questo caso. Sì, certo. Tra l'altro, appunto, l'abbiamo girata quando ancora la pandemia era abbastanza forte, per cui abbiamo assolutamente tenuto tutte le misure di sicurezza e anzi qualche scrupolo anche in più. Senti, nel salutarti, la domanda che non si fa mai, ma te la faccio uguale, stai pensando alla terza stagione? Stiamo pensando assieme al regista e animatore che ha fatto un lavoro straordinario anche in questa fantastico stagione, Francesco Erba, stiamo pensando a una terza stagione, però chiaramente è ancora tutto molto, diciamo, certo, intanto stiamo cercando di finire questa, tirare un attimo il fiato. Certo, assolutamente. Voglio ricordare Bizarro Bazar su YouTube, ricordiamo anche i vostri canali social e il sito internet, Ivan, di Bizarro Bazar. Esatto, bizarrobazar.com è il sito web, il blog che ormai da più di 10 anni tengo online, e poi su Instagram, Twitter, Facebook e YouTube mi trovate sempre cercando Bizarro Bazar. Fantastico. Ivan, su questo noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata. A presto, Ivan Cenzi, esploratore del perturbante. Grazie per essere stato nostro ospite, Ivan. Grazie a voi, ciao. A presto, una buona serata ad Ivan Cenzi. Beh, avete visto, un viaggio molto particolare questa sera. Abbiamo fatto insieme, insomma, il nostro compagno Willy, forse oggi più che mai, si è sentito felice, anche se protetto dalla mascherina, che è fondamentale anche e soprattutto in questo periodo di varianti Delta. Siamo in chiusura, grazie per aver scelto Cusano Italia TV, grazie per aver scelto Una Mela al Giorno da Andrea Lupoli. È davvero tutto, una buona serata. We'll be right back.